Triana e di Presenzano, un piccolo paesino della provincia di Caserta con 1800 abitanti circa. E Adriana ha una particolarità, è partita da Presenzano appunto 18 anni fa, sì, circa, 18 anni fa, ed è approdata a Tokyo. Cosa ci fa una presenzanese a Tokyo? Allora, attualmente ho una scuola di cucina, insegno cucina italiana e diciamo che organizzo viaggi d'Italia, poi mi occupo poi di quella che è la cultura culinaria italiana. Ok, e come sei approdata dagli studi di belle arti a ad avere una scuola di cucina? Che cosa ha fatto sì che tu cambiassi completamente mestiere, tra virgolette? Ma tanto differente non penso che sia, è sempre una forma artistica, secondo me. Allora, mentre prima mi occupavo più di esprimere quello che provavo magari dipingendo, adesso lo faccio con la cucina, che è la stessa cosa. Quindi la differenza è solamente che riesco a coinvolgere ovviamente più persone con la cucina. È stata tutta una cosa, diciamo, per caso, tutto quello che è successo nel percorso che ho fatto in Giappone, tutto è stata una coincidenza. Cioè, io sono andata in Giappone per studiare la lingua, perché ho fatto l'Accademia delle Arti a Roma. E dall'Accademia delle Arti volevo imparare una lingua per... all'inizio, diciamo, che l'intento era quello di diventare guida, interprete, invece di imparare, tra virgolette, la solita lingua, inglese, francese, spagnolo, ho pensato di imparare una lingua un po' più originale. Ho scelto il giapponese perché all'Accademia delle Arti di Roma c'erano l'80% di stranieri, tra cui cinesi, coreani, giapponesi. Tra questi, diciamo, le persone o la cultura che in qualche modo mi ha attirata di più, mi ha coinvolto di più, è stata appunto la cultura giapponese. Il loro modo così educato, così umile, così poco prepotente, che mi ha in qualche modo coinvolto in quello che è la loro umiltà. Certo. E, hai una scuola di cucina. Sì. Sappiamo che importi parecchi prodotti nostri, italiani, e li fai conoscere ai giapponesi. Quali sono questi prodotti? Quali sono quelli là che vanno di più? Allora, io ho cominciato a importare, attualmente importo l'olio d'oliva e la mozzarella dalle mie parti, da Presenzano. Anche questo per caso. Ovviamente, avendo una scuola di cucina, uno degli elementi fondamentali è l'olio. Quindi all'inizio lo compravo sempre campano, però magari... ovviamente l'olio influisce molto sulla base, sul sapore generale della cucina. Essendo io abituata, dopo tanti anni, nel mio paese, all'olio di mio padre, allora pensai, cioè mi vennero così per caso, sì vabbè, c'è tutto quell'olio che c'è a casa, è un peccato comprarlo da un'altra parte, non si può importare in qualche modo. Allora mi sono cominciata ad informare e ho cominciato a chiedere come fare per poter importare l'olio in Giappone. L'olio, diciamo, che è molto più semplice rispetto alla mozzarella. Prima cosa la scadenza, seconda cosa l'olio non è soggetto a tasse particolari perché è un prodotto puro. È solamente... Hai detto che ti importi la mozzarella della Fenice di Presenzano, sì, che è un nostro prodotto di eccellenza, come anche l'olio, perché le nostre zone sono ricche di ulivi, è una zona incontaminata, piena di verde, insomma noi che ci abitiamo lo conosciamo il posto. E per la mozzarella invece c'è qualche procedimento particolare, qualche cosa che fai per consentire di farla arrivare fresca e farla gustare? Io, cioè, di particolare, cioè, ho fatto veramente una ricerca per trovare, allora anche quello è cominciato per caso praticamente, l'importazione della mozzarella. Idem in Giappone era difficile trovare una buona mozzarella, ovviamente i prodotti industriali si trovano, però quelli industriali, cioè da brava casertana la mozzarella è un elemento fondamentale della cucina, ma già mangiarla così. Mi ricordo ogni volta che tornavo nel mio paese, l'unica cosa che chiedevo a mia madre di volermi mangiare era la mozzarella, perché il resto più o meno lo si trova anche in Giappone, cioè in Giappone si trova di tutto. C'è anche delle cose più pensate, delle cose più particolari. Però la mozzarella, essendo molto delicato e poi avendo un costo di importazione molto più alto, perché un chilo di mozzarella praticamente sono 2 chili, c'è anche l'acqua,
tu importi l'acqua, qui già lì il prezzo si moltiplica, cioè 10 kg di mozzarella diventa pure sono 20, ovviamente viaggiando in aereo, no? Essendo un prodotto delicato, ovviamente in nave è impossibile, ma anche con l'aereo normale, cioè un corso normale, di importazione normale, ti richiede più o meno da 3-4 giorni, ovviamente per ammortizzare i costi, cioè il prodotto parte da Presenzano, per esempio, arriva in aeroporto, il giorno fanno il controllo, te lo imbarcano, ti arriva in Giappone il giorno dopo, quindi a te arriva a te che già c'ha 4-5 giorni. È un prodotto delicato come il prodotto della fenicia, che non ha conservanti, non ha nulla, e arriva in Giappone praticamente va buttato. Allora, per cercare di farlo arrivare il prima possibile, siamo riusciti dopo un anno e mezzo ormai, insieme a Ferdinando, al signore della fenicia, siamo riusciti dopo una serie di cose, di esperimenti, di prove, lui dal lato tuo per il confezionamento, per la mozzarella, cercare di farla un po' più. Abbiamo trovato dopo un anno e mezzo finalmente un compromesso tra me, lui, l'aereo e l'arrivo in Giappone. Quindi per attualmente dopo un anno e mezzo finalmente, dopo incidenti, ovviamente merce è andata male, ne è successo di tutti i colori, alla fine siamo riusciti a far arrivare la mozzarella adesso. Attualmente la mozzarella in 48 ore è a Tokyo. Robo. Tra l'altro con un prodotto dell'eccellenza molto curato che è quello della Sì. Fenicia, un prodotto che insomma noi che siamo della zona sappiamo come viene realizzato e la cura che ci mette nella realizzazione di questo prodotto, l'utilizzo del latte fresco di giornata e non del latte del Certo. giorno prima, insomma e tutti i procedimenti che utilizza è ovvio che è molto meglio consumarlo in maniera naturale, Sì, ma la gustarlo mozzarella, detto, io la senza. consiglio sempre così. E tutte le persone, infatti abbiamo fatto una fiera il mese scorso, tutte le persone sono venute ad assaggiare la mozzarella nel momento in cui l'hanno messa in bocca, si sono rese conto della differenza delle altre mozzarelle. Perché la mozzarella, il sapore te ne accorgi lì al momento, cioè quando la metti in bocca, per assaggiare la vera mozzarella non c'è bisogno di niente. Certo, e i piatti della nostra origine campana, delle nostre origini italiane, che tu prepari nella tua scuola di cucina, quali sono? E quelli là che In vengono genere. naturalmente più apprezzati dai giapponesi, Ma in che Giappone si loro piace vogliono. molto il pomodoro, quindi se fai pomodoro, quindi lasagna, oppure come sempre gli spaghetti con le polpettine, la carne, la parmigiana, il pomodoro piace molto ai giapponesi come sapore. E quindi, ma anche il risotto, perché comunque in Giappone c'è la cultura del riso, quindi risotto ai porcini, risotto ai cimari, c'è un po' di tutto, non è che c'è. Non ci sono prodotti particolari, perché comunque la cultura giapponese, l'alimentazione giapponese è molto simile alla nostra alimentazione. Cioè il nostro tipo di cucina è molto simile a quella della cucina giapponese, nel modo di non coprire il Cambiano le materie sapore. prime, però. Ma non tutte, sinceramente. Cioè c'è il fatto che loro usano salsa di soia, però in effetti anche in Sicilia c'è praticamente, c'è la colatura, per esempio, che è un prodotto che si produce anche a Salerno ed è molto simile alla salsa di soia. Cioè comunque la base della cucina giapponese c'è il sale, la salsa di soia. Cioè la base della cucina italiana e giapponese qual è? Allora, secondo me abbiamo molti punti in comune. Quello più grande è il non coprire il gusto degli alimenti. Cioè per esempio, noi abbiamo pasta e patate, che poi il sapore qual è? Cioè il condimento, olio, sale, basta. La patata, il fagiolo, se ci vuoi mettere, la pasta. In Giappone per esempio fanno un piatto con le patate, che è molto simile al nostro, per esempio carne, patate, c'è la salsa di soia, un po' di sake, ma alla fine il principio è quello. Quindi loro non coprono, allora la differenza tra la cucina giapponese e la cucina cinese sono due mondi completamente a parte. Quindi la cucina giapponese esalta il sapore delle verdure, non copre il sapore delle verdure, ma lo esalta. Mentre la cucina cinese, per esempio, usano l'agrodolce, il piccante, è molto diversa. In tutto questo non abbiamo detto il nome della tua scuola, come si chiama? La mia Italia. La mia Italia. Sì. E Beh, bellissimo. E hai poi è fatto anche il nome del mio libro. il tuo libro, hai scritto anche un Tre libro. libri. 3 libri, bene, benissimo. E sono stati tradotti solo in giapponese oppure magari sono arrivati Sono stati anche. scritti solo in giapponese, Sono non stati sono scritti sì. solo in giapponese e quindi non sono No. arrivati qua in Italia. Di cosa parlano questi libri? Allora, il primo libro è appunto La mia Italia, il titolo in italiano.
il secondo libro, Le mie ricette, il terzo libro, Baby Pappa. Allora, il primo libro è tipo una biografia, parla del mio arrivo in Giappone, del mio incontro con la cultura giapponese, del mio innamoramento verso il Giappone, delle persone, della mia vita in Giappone, di quella che è stata la mia Italia quando ero in Italia. Perché ovviamente quella che è stata la mia Italia non è certo la mia Italia di un milanese o di un romano. Quindi ho voluto chiamarlo così perché non è l'Italia di tutti la mia Italia. Non ho certo l'esperienza di un altro italiano che abita a Roma o a Milano. Quindi ho voluto chiamarlo così perché è la mia Italia, non l'Italia di tutti gli italiani in generale. Poi da questo primo libro ho cominciato a fare le mie ricette, che è uscito 3 anni fa. Ho scritto le mie ricette e anche lì un libro impostato sulle stagioni, diviso per stagioni, e ci sono 12 ricette per stagione, antipasto, primo, secondo, dolci. E usando soprattutto le verdure, che a casa mia si mangiavano tanto e che ai giapponesi non ci piacciono tanto e a me piacciono tantissimo. Quindi praticamente è un libro impostato, il secondo libro è un ricettario, dove praticamente spiego i diversi modi di cucinare, quindi al forno, il fritto, fritto a vapore, bollito, come usare il forno, come riscaldare, come cucinare al forno, come far bollire bene la pasta, che sembra stupidaggine. La quantità di sale, di acqua, la percentuale di pasta che molti giapponesi, ma forse anche molti italiani non sanno. E così. E quindi è un libro che parla delle mie ricette, quelle che sono le ricette che ho imparato da mia nonna, da mia madre, ma è un libro che ne prevede altri due o tre. Cioè il primo è quello che chiamo elementare, con le ricette basi, quindi che comincia proprio per esempio, dalla salsa di pomodoro, semplice. Per esempio, poi c'era la crema pasticcera, all'impasto per il pan di Spagna, e poi, sì, dalla Preparazioni base. preparazione E base, sì. Il invece il terzo terzo libro libro, parli Baby Pappa, è appunto nato, sì, è un libro per i per lo bambini, svezzamento per i bambini, quindi le che, varie siccome pappine, le prime pappe per i le bambini, prime perché pappine. praticamente in Giappone non c'è una vera cultura dello svezzamento. Senti, quali sono i progetti futuri di Adriana? Oddio, di progetti ci sono tantissimi. Allora, io finora tutto quello che ho voluto, che ho provato a fare, l'ho fatto. Allora, ho intenzione di scrivere altri libri. Comunque, come dicevo, il primo libro delle mie ricette è un libro per principianti. Voglio continuare comunque a scrivere sempre basati sugli alimenti italiani, far conoscere sempre di più la cucina italiana, la semplicità e la genuinità dei prodotti italiani. Ovviamente venire anche qui in Italia fa parte del mio progetto. Quindi ma 2 volte all'anno cambiare regione, cambiare. Cioè, è anche un modo mio per scoprire l'Italia. Per esempio in Sicilia ci sono venuta anche grazie a questo mio tour, diciamo, tramite conoscenze, amici. Mi sto scoprendo anch'io l'Italia praticamente. Io, dopo tanti anni in Giappone, io ho cominciato a scoprire, a studiare l'Italia in Giappone. Mi sono resa conto di conoscere poco dell'Italia una volta arrivata in Giappone. Mi chiedevano delle cose a cui non avevo mai pensato. Allora ho cominciato a fare delle ricerche, a studiare, mi sono informata. Quindi adesso io conosco più l'Italia di un italiano che abita in Italia sicuramente. Grazie a voi per avermi ascoltata e vi ringrazio soprattutto tutti gli ascoltatori di Paesi News.